Una settimana ricca di eventi collaterali a partire da mostre, dimostrazioni artistiche ed eventi culturali hanno anticipato uno degli eventi più fragranti dell'estate fanese, concludendo l'edizione di Fano Fiorisce con ottime presenze di pubblico nonostante il cambio di location dell'evento. La città della fortuna si è trasformata per l'occasione nella città dei profumi, dei colori e della bellezza grazie a un'ampia esposizione di piante ed allestimenti che hanno dato la possibilità agli operatori commerciali del settore di presentare i propri prodotti nonché i nuovi settori merceologici nella splendida cornice dei giardini della Rocca Malatestiana. La festa dei fiori è un momento molto importante sentito dai fanesi perché è una manifestazione antica e quindi molto sentita. Quindi una manifestazione che l'amministrazione intende investirci, crescere sia dal punto di vista oltre economico, perché logicamente deve essere anche per gli operatori, ma anche da un punto di vista culturale, artistico e anche per i bambini. L'iniziativa, organizzata dall'assessorato alle attività produttive con il supporto dei consiglieri comunali Barbara Brunori e Sergio Del Rico, hanno garantito la possibilità anche di un ampio spazio espositivo alle associazioni di categoria del settore agricolo per lo svolgimento di attività di promozione, informazione e divulgazione di prodotti tipici del settore agroalimentare. Artisti di strada che si sono esibiti ieri, che appunto hanno divertito e rallegrato non solo bambini ma anche genitori su tutte le strade della città, e anche pasticcerie, come dicevi, che si sono messe a disposizione proprio per arricchire il programma e renderlo anche più dolce, oltre che colorato e profumato, e anche appunto degli esercenti quali ristoratori che hanno fatto proprio una serata a tema dedicata, partecipata e anche molto apprezzata. Questo significa che una città in ogni iniziativa che noi facciamo è proprio partecipe a tutto quello che noi gli doniamo.